Abbiamo messo che a 6.000 sub Controcalcio regalerà il trapianto a Daiale. Di che tipo di sub goal c'è, Enrix, se sei abbonamento? Beh, perché abbiamo sbagliato. Vabbè, una roba interna. Ragazzi, 498 sub. Ci stiamo avvicinando. Non ma facciamo morire il sogno. Ma me posso fare pure Riccio, Moro, come? Io ce come te pare. Io ce l'ho Lisci. Ma non è una parrucca, devono crescere naturale. Non è che deve mettere la parrucca. Oh! Vinci bellissimo. A uomini e donne ci va a pulire lo studio come bello. Ma porta rispetto a Cortina. Aggiorniamo insieme a Vince Americano. Eccolo! Grazie pure Andreas. Buonasera a tutti. Ci sto provando. Buonasera a tutti. Mamma mia, che baffetto oggi, Asso. Aggiorniamo il sub goal. È un baffetto onesto. Tanto l'abbiamo raggiunto. Quello delle sub l'abbiamo raggiunto. 100 mezz'ora in più. 480 sub al trapianto di Daje Ale. Testa, ragazzi. Guarda, già se passa oggi. Domani aumentano, bisogna farle oggi. Guarda che bello, guarda che bell'uomo. Oddio, 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 oddio. C'ho la pelle d'oca, Ale. C'ho mamma la pelle mia d'oca. Ma che è diventato contro Barbieri qua? Quello si deve questo deve far trapianto. Ma che è diventata Nollus sto programma? Dani! 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 Se va Espo! Ma no, Sebastiano Esposito, Paina muto! Dobbiamo fare un appello. Dobbiamo fare ma un appello. Paina muto? Dobbiamo fare un appello a Sebastiano Esposito. Sebastiano Esposito fa una sub sola. Un dai attimo, un attimo. Ma scherzo, Paina muto! Seba, guarda, poi adesso iniziamo a parlare di calcio, ragazzi. Aspetta, dobbiamo fare un appello, Dami. No, fammi un appello a Seba Esposito. Esposito, guardi, lei è un ragazzo. Mio un fenomeno. Lei è un bel ragazzo. Guadagna. Talento incredibile. Un po' sprecato. C'è un ragazzo qui dei 43 anni che ha perso i capelli. E vorremmo regalargli il sogno di avere i capelli. Che brutti. Si può unire alla nostra battaglia? Per mandare questo signore qui. Dai Seba, manda un po' di secche, un par di gente stava a posto. 400 sub, Seba. Dai Seba. Guardate quando tutti gli haters mi chiamano pelato. Guarda che ce l'ha pure Enrix. No, non ti commuove. Non ti commuove, Ale. Siete tutti pelati. No, Ale. Eh? Non ti commuovere. Vabbè, ma tanto intanto martedì te potevamo dare quelli neanche, di Enrix, neanche lo Stato, neanche una pensione, niente. Ma neanche... che pensione, sei vergogni, che pensione? Ah, no. neanche un sussidio ci ha dato. Però è una mancanza, perdona, se uno non c'ha un braccio piglia la pensione, perché ti ripeto, ragazzi, dai, non pentiamo a paragone. È invalidante comunque. Ma non pentiamo a paragone le cose. Sento, facilmente. A me è una fortuna, io mi sento tanto bene. Ma piglia facilmente, mi credo. Ma guarda, bravo, che Faina fra un par d'anni sta come me, che cazzo. Ma fate i cazzi tu, ma che Sebastiano si metta la mattina già comincia a pettinarsi con Rastrello. Una mano sul cuore e una sul portafoglio per un uomo che oggi vorrebbe potersi permettere. Ma una vergogna, Esposito se n'è andato. Ma una vergogna, sì, una vergogna. Alza due le cose, o sta a caricare la carta e in quel caso avrebbe il rispetto nostro di caricare la carta, grazie Alessio. Vabbè, ma Enrix si immagina Esposito con la Poste Pay in coda, cagata, che roba. Al tabacchino. Allora, sì, sicuro Punish, divento come Goran, il mitico Goran Pandev. Allora, andiamo un po' sul calcio, dai, nel frattempo che aspettiamo, grazie Lazio 0-1, nel frattempo che aspettiamo anche Sciscione che è a Torino in trasferta e che aspettiamo anche Camelio, oggi Bergomi non ci sarà. Forse è un bene, forse perché? No, perché ha degli impegni lui il giovedì a Milano. Raffaele Merola! Dai Raffaele! Grazie Raffaele! Tanto
oggi Luffy! Giocano sia Luffy, grazie Luffy. Oggi giocano sia Lazio che Roma, gioca anche il Milan, una partita un po' inutile che tanto ma dopo commenteranno inutile. Dopo. Vabbè, sì, è inutile, dai. Speriamo. E quindi Seba! Prima però poi sempre Esposito 50. Esposito 50. Vince 100 salti in 20 minuti! Dopo questo te sabbagolle te lo fa uno per me. Io ho bisogno di un trapianto dei peli di culo, però. No, beh, per favore, andiamo avanti, ci dissociamo, cretino. Ma Slasso, lei perché è andato dal dentista? C'ha la piorrea? Ma basta! Ma cos'è la piorrea? Ha bisogno della dentiera, Asso. Ma non posso dire perché sennò qua chiudono tutti, fammi sta zitta. Ah, risposta Enerix, c'avevo lì, c'avevo lì Enerix. C'ha il suo canale. No, ho detto cazzo. C'ha il suo canale. Ma non ha detto nulla, proprio per non dirlo. Ma non ho detto niente, manco te devi dissociare. Mannaggia. Ragazzi. Io ci avrò anche... No, non lo dico. Andiamo avanti, Enerix. Levami da qua davanti. Ragazzi. Sono pericoloso. Meno di 400 sub al sogno. Ci possiamo credere, basta un... Allora, siamo 3.000 in live, una sub a testa e siamo oltre, una sub a testa. Non avete 4 euro. Io voglio sub a gol, io, te e Sebastiano a cena, mi metti questo di sub a gol, e paga faina. Vabbè, ma risparmia se paga faina. Iniziamo a parlare di calcio, dai, permettetemi solo un piccolo nombre. Cominciano a crescere qui, cioè qui del lato, devi fare SE9, cioè almeno per... Sì, ma perché non entra live? Scusa Sebastiano, ma fallo entrare un attimo, no? Se vuoi entrare... Ma dai, c'è 2 minuti, in saluto. Ma io l'ho dato. Se vuoi entrare, mandami un messaggio. 280 sub.
Vanno fatte oggi, domani scadono. Vanno fatte oggi. Non è vero. No, perché domani scadono. Scadono, scadranno un po'. No, adesso scadono, diminuisce. No, è vero, è vero. Capito, ma l'obiettivo stiamo vicino. Bisogna farlo oggi, bisogna raggiungerlo oggi. Ma che famo, live reaction o video YouTube? Tutto lì. No, ma aspetta, per rispetto della chat, nel momento in cui leggiamo 6.000, si prenota, eh? Quindi se... ma quello già domani ne scadono 150. No, ma capito, Faina, se ci arriviamo oggi e domani scadono sti cazzi, tu oggi prenoti, eh? Ah, oggi, certo. Un attimo, però. Stavi a vedere se c'era gusto. Di la verità, stavi a controllare se c'era gusto. Finché non mi sta antipatico... Ma non mi sta antipatico, però non posso... Camelio vuole anche lei il trapianto? Lo sai che sto cominciando a pensarci? Oddio! Ma c'hai 60 anni, Camè? Ma come 60 anni? Una volta rispetto a Enrico! 50 anni dottore! Ma che 52 ce l'avrei avuto il 2004, Enrico? Ma che dici? Ma come ti permetti? Una volta rispetto al Ciro! Grazie, Tony! Grazie, Zapari! Un gigante, Zapari! No, ma non era un attacco, però Camelio, cioè, non so se è più l'età per fare il trapianto. No, però quello basso, tutto rasato, scuro, capito? Me ci sto, no, sai che dovresti fare, secondo me, Camel? Apache cutanea. No, mando no, fermateri, no, no, non te cioè? Ma no, quella cagata quella, che ha fatto quella che si attacca in testa, Rino. Ma no, 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 ma aspetta, che no. Che Camelio è bello così, sì, non anche se piace così, Camelio, così. Camelio, grazie, Andrea, chat, trapianti di cervello per Camelio, non siamo ancora attrezzati. No, purtroppo non siamo ancora attrezzati. Non siamo ancora. No, comunque, prima di iniziare la live, Ene, un no, picco, sai che non... aspetta, aspetta, sai che non faccio mai sti ricordi. Oggi so tre anni che non c'è più nonna, quindi mi ci tenevo a mandare un saluto gigante. Una cosa buona che hai fatto. Grande cuore laziale, quindi Adele. Tifosa un laziale. Adele, un saluto ad Adele ovunque lei sia. Ciao nonna. Ciao nonna, mi manchi tanto. Andiamo avanti, dai. E la nonna di Damiano non era Murigna. Non sto scherzando, Comunque. Dai, andiamo avanti. Dai, andiamo su. Spiegaci, spiegaci sta la vignetta. Fermate. Allora, intanto non cominciamo con Napoli, due cose veloci. Grazie, come con Mazzarri dopo Atalanta-Napoli, abbiamo tutto risorto ieri, buon Napoli, discreto, però Barcellona sta in crisi. Io stasera ho paura, non di De Rossi del Fenero, ma di questi qua, dei Mourinhos, eccoli qua, hanno sta faccia qua, sono pure brutti, dei gatti neri pazzeschi, io sento proprio nella pancia che stanno proprio gufando la Roma e Daniele De Rossi. E quindi questa sera sono 67.000 tifosi della Roma e non sono 60.000 Mourinho, questo tengo a precisarlo, quindi complimenti a chi andrà allo stadio stasera. Complimenti. Camel, prima di passare sul Napoli, io vorrei proporre un'ulteriore cosa, perché è stato installato con successo il primo Neuralink di Elon Musk, che ha permesso al soggetto in questione di muovere il mouse con il solo pensiero. Siccome ormai Camelio chiaramente ha delle facoltà limitate per quanto riguarda l'utilizzo dei social a causa di un'età che purtroppo Camelio sta avanzando, io voglio proporre alla chat rispetto. Un altro sub goal. A 7.000 sub inseriremo nel cervello di Camelio un piccolo chip, un Neuralink. Contatteremo Elon Musk e avremo il primo italiano con un Neuralink installato in testa. Porta rispetto, ma porta rispetto a Rico. Porta rispetto a Elon Musk che mette il chip dentro la testa di Camelio. Andiamo sul Napoli, per favore. Ma potevi dire sì. Ma andiamo scusami. Sul Napoli, dai, che un poi attimo, c'è il Lazio e Roma. Su, c'è sì. Anche il Milan, dai, andiamo. C'ho pure due o tre notizie oggi. Grazie, Dani. È uscito? Oh, te lo dico subito, Agu. Enrico c'ha la formazione già da Lazio, lo dico subito. Enrico ce la sa. Oh, ma ho detto da non dirlo. Camè. Mo so cazzi su, Enrico, mo so cazzi su. Ma è convocato, no, è convocato. È convocato Pellegrini, Camè. Dico solo una cosa. Questa sera con Alessio saremo a casa, non dico di un calciatore che ha smesso da poco a giocare a pallone. Mirante? Ah no. No, non lo dico. Zaniolo? Ex Roma. Alessio fa il vago, no, ci hanno chiesto come di non lo diciamo. Zaniolo? No, mica smesso. c'è sta manca poco. Tornerà in Italia Nicolò Zaniolo. Zaniolo tornerà in Italia. Milan? Questa è una notizia. Milan? Sì. Milan? Sì. Milan?
tornerà in Italia. Ci sono tre squadre su di lui. C'è il Milan? Vediamo. Una però, Fiorentina. No. Ma come Fiorentina? Non c'ha, no, prende tre e mezzo. È troppo. Milan? Vabbè, ma se devi ridurre... Se devi ridurre... Devi fare Zaniolo pure tu. Cohen. È disposto a ridursi Cohen. Il viaggio un po'. Zaniolo e Leao under Conte. Oddio! Ah, basta, dai, su. Andiamo sul Napoli, dai! Andiamo sul Napoli. Andiamo sul Napoli, andiamo a vedere quello che è successo ieri in quel del Diego Armando Maradona, perché il Napoli pareggia 1-1 con il Barcellona, come aveva giustamente pronosticato il buon maestro Fabio Bergomi e anche Ciccione l'ha il detto, buon Ciccione. Ma la squadra con la I qual era poi? L'Inter. Non si è capito, glielo chiederemo domani. Camelio è una vergogna. Beh, chiaramente l'Inter, Camelio non si preoccupa. Ragazzi, ho preso un altro due pronostici perché ho preso pure la vittoria. Grazie a CDB. Del è il principe! È il principe! È il principe! È il principe! Ragazzi, guardate che ci siamo quasi. Grazie, principe! Ragazzi, guardate che ci siamo quasi, Occhio! Grazie, principe! Mamma mia, sai che sogno? 169 manca. Faina senza barba, che bello. No, si è entrato tardi, Ciccio. No. Io, no, senza di me questa cosa non la potete fare. Io non approvo e siccome ho il veto... Ma scusa, facciamo tutte e due? Non riesci a trovare un... No. Ma perché no? Perché no? Perché mi brucia una cosa figa da fare insieme a un'altra cosa. No, Faina si deve fare a zero la barba, stop. Quello c'è poco, ma poco. Mamma mia. Dopo le spiego in privato cosa è successo. Tu pensa Faina liscio come il culetto di un bambino. No, ma se io non prendo una lira da questa cosa, tu ti devi fare la barba. Quindi siccome io non prenderò una lira, ti fai la barba. Magari ti infila come trapianto, No, mi interessa a me. Ma che fai, le commissioni sul trapianto, Ciccio? Non ho capito. Mamma mia, Ciccione, che è un truffaldino. Vabbè, andiamo a commentare la partita, ragazzi. Una vergogna, Barcellona meritava di vincere. Ma primo tempo brutto, Ma a me vergogna. No, a me dispiace che Piccinini ieri, che io adoro, a fine primo tempo ha detto dominio della seconda parte del Napoli. Ma non ha detto una stronzata, nella seconda parte del primo tempo Napoli ha giocato meglio. Ma guarda, puoi stoppare un attimo. Puoi prendere le statistiche di diretta per favore al primo tempo? Se uno mi dice, io ho guardato la partita. Se uno mi dice dominio nella seconda parte del primo tempo, io mi aspetto qualcosa, un tiro in porta, una parata, una traversa, dominio. Scusate ragazzi. Fate caso come critica a Piccinini, però a Trevisani quando dice guarda, non lo guarda là, si guarda là, guarda là, guarda là. Ma ti ha mai invitato a cena là. Piccinini? No, siccome non gli ha offerto manco un crotino. Ma che cazzo me frega? Ha detto siccome la partita fanno su Amazon, se ti riesci a capirlo, Ciccione. Lui commenta, io lo stimo, però qui ha detto una cazzata, scusate ragazzi. Ha detto seconda parte del primo tempo dominata dal Napoli. Ragazzi, io mi aspetto quantomeno qualcosa. Ditemi voi se sbaglio. Vabbè, mi sembra una polemica veramente inutile. No, non è una polemica, veramente inutile. Ma non è una polemica, è un commento. La prossima volta ti vedi il commento dell'anticalcismo invece di... Bravo, no, uno schifo, guarda, l'anticalcismo ieri sera è uno schifo, guarda. Ma porta rispetto, cretino. Uno schifo, guarda. Ciccione, una domanda. Ma lei per caso è in un bar di Torino? No, sono in hotel. Le posso consigliare di andare a mangiare degli ottimi chantilly? Non faccio in tempo. Ma vada a mangiare, si fidi, bignè con la crema chantilly. Lo so, faccio in tempo. Ma sono buoni, meritano. Ok, io ho un'altra mezz'ora, poi mi devo fare la doccia, un altro quarto d'ora. Poi ma lei si lava prima di andare allo stadio? Ma che gli frega, mi scusi. Sì, ragazzi, me lavo prima di andare allo stadio. Chi che non ha mai visto? Una sti cazzi di quello che fa Ciccione con le sue, con i suoi, con la sua intimità. Il principe! Cioè, il principe! Il principe! Argomento molto interessante. Esatto. Ragazzi, ci siamo quasi. Comunque, finiamo di vedere il Napoli. Vi dico con esattezza quante ne mancano, perché il subgol può essere un po' sfanculato. Ne mancano 200. Stefano, voleva quella tovaglia lì dietro, Ne mancano 200
247. Mi dà fastidio. 247. Ma come è possibile, frate? No, la schiera a sedia. No, quella va bene. Quella hai comprato i primi 100? Sì, sì. No, no, frate, io non guardo il sub goal, io guardo il contatore delle sub. Contatore delle sub. Ne abbiamo in questo momento 5.753. Tra l'altro, record di controcalcio. Quindi facciamoci un applauso. Mi posso fare una domanda? La chat scrive 2.58 comunque. Scusate, mi posso fare una domanda? Ma oggi a che ora gioca la Roma? Alle 21. Gioca alle 21. Alle 21. Cazzo, in contemporanea. E c'ha un giacchetto da pompiere? No, no, una tuta. Ah, sembra... Finiamo di vedere il Napoli, sì, dai. Finiamo di vedere il Napoli. Giacchetto da pompiere. Il Napoli va in Champions. Ma come va c'è? Parte un altro grosso, lo può mettere fuori, aggancia Pedri, prova il tiro, Pedri. Mamma Merenza che pippa, ragazzi. Sì, vabbè, è tornato da poco, dai. Vabbè, ieri ha fatto delle belle parate, no, come un miracolo. Mourinho, devi chiedere scusa. Gran gol qua, Sì, l'Anglais è una pippa, però. Ah, Ter Stegen di 3 anni fa lo parava. No, guarda, era difficile da parare. Ma qua non si fa mai l'anticipo. Il difensore non c'è. È un rigore in movimento. Il difensore è un somaro. Non si fa mai l'anticipo. Non è mai fallo, Marco. No. Però vedi quanto li passa vicino fallo al piede, Dami. Guarda. Sì, vabbè, ma lì devi scegliere un angolo. Ma di cazzo era, chat? Non era l'Inglese, non so di cazzo era. Una pippa comunque. Ancora Raspadori. Credo era Martinez, se non sbaglio. Martinez, sì. Ma poi qui il Napoli ha avuto 3-4 calci d'angolo. Sì, di fila. C'ha avuto un'occasione con chissà. Raspadori prova a inserirsi. Simeone qua poteva fare molto meglio Simeone. E poi chiudere Barcellona all'ultimo con stazione qua. Controllo non è perfetto, poi qui pericolo, Era da 1-2 la partita, dai. No, era da 1-1, risultato giusto. No, si è fatto un tiro in porta. Ma che cazzo vuol dire? Barcellona nel secondo tempo non è che abbia fatto chissà che, però il primo tempo non vale. Ma il primo tempo sì, chiaro, sono d'accordo, il primo tempo meglio il Barcellona. Ragazzi, non parlo io, Le statistiche dicono 95 expected goals Napoli, 74 Barcellona. Raga, il Barcellona avrà pure tirato in porta, ma sono stati tutti tiri casuali, occasioni pulite non ce n'ha mai avute. Ha fatto due miracoli, Gundogan è un downgrade pazzesco. Occasioni realmente pericolose, il Barcellona, tolto il gol, non l'ha mai avuto. Ma 6 tiri a 1 in porta, ma perché stai di cose false? Ma ti parlo, ragazzi, di occasioni Gundogan realmente pericolose. Se so tiri del cesso, sti cazzo della statistica. Oh, quel miracolo che ha fatto su Gundogan, Merette, Ma dove? Però sotto gli incroci. Ma no, che era Jamal, no, Gundogan. Vabbè, Jamal che cazzo era? Jamal è il profumo. Guarda, no, che sport, no, Lugone, il Gundogan che ricordo io al City... Questo è lontano parente, amico mio. Vabbè, sta tracimando anche lui. Ma anche Zebrone. Io non ho capito quale sarebbe il miracolo de Meret. 10. Miracolo de Meret, non mi ricordo che ci fosse. Ma che cazzo di miracolo de Meret ha fatto? Però, Augusto, dai, seriamente, ma te, Gundo, tu hai visto la partita ieri? No. Che cazzo parli, perdonami, scusa, Infatti, io adesso ho visto Gundogan ieri, me lo ricorda Arsini, però, e non lascia perdere stesso la partita di ieri, un giocatore che trascina il Barcellona, Gundogan. Tu ti ricordi Gundogan? Gundogan mo ricordo, che cazzo vuoi? Gundogan. Ma Gundogan mo ricordo, ma che hai Gundogan. Poi aspetta, ti dico un'altra cosa, Lewandowski. Forte per carità. No, forte. Ma non mi sembra Lewandowski del Bayern. Grazie al cazzo, Se sarà invecchiato. Certo, se sarà invecchiato, ovviamente. Però è oggettivo, secondo me, no? Ah, quindi Giroud non è vecchio. Lewandowski sì. No, aspetta, però Giroud gioca nel Milan, amico mio. Ah, sì? Incredibile. Certo. Milan e Barcellona. C'è due categorie. Se sente proprio simpatico oggi Ciccione. Lewandowski è 10 volte più forte di Giroud. Che cazzo dici? Ma proprio in generale. Scusa. Ho capito. Certo che fa un gran gol, però sarà non più forte di Giroud, Lewandowski, ma fuori dalla Bundesliga non ha mai fatto. Allora io vi metto una scaletta. Per salire dove? No, una scaletta de forze dei giocatori. Se parte da Dio, extraterrestre, top possiamo player. Togliere la parola, possiamo togliere la prima parola, mettiamo leggenda. Leggenda. No, non leggenda, no, è qualcosa di vabbè, Dio del calcio, Damiana, che stava a parlare di Dio de... Mamma mia Faina, via Faina. Dio del calcio, Dio del calcio. Vai, in grafico. Non si può fare al volo, Andrea.
Ma poi scusate, ragazzi, Dio allora, del calcio, secondo, Dio del calcio è Maradona, punto. Basta, me, no, allora Dio del calcio, Max. Dio del calcio, secondo me, sono Pelé, Maradona. Allora sono dei, sono dei del calcio. Pelé, Maradona, Messi. Pelé, ma chi l'ha visto Pelé? Messi e Cristiano Ronaldo e Ronaldo il fenomeno. Ma allora sono dei o di? Non posso, non può essere Dio del calcio se sono di, 30. Di del calcio so più di uno. Poi ci sono gli extraterrestri. Gli extraterrestri fanno parte della categoria. Questo trapianto serve veloce perché piglia troppo freddo. Sì, no, sì, gli extraterrestri, sì, sì, la categoria extraterrestri sì, 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 fanno parte, secondo me, Van Basten. Ibrahimovic, bravo. Scusami, Cruyff fa schifo. Cruyff. Ma non l'hai mai visto Cruyff? Ma che ne sai? Ronaldinho, Zidane, tutta questa roba qua sono tutti extraterrestri. Baggio. Baggio è top player, non è ragazzi, ragazzi, la combo. No, Baggio la combo. No, top player, la combo di del calcio e gli extraterrestri è una delle combo più belle che io abbia mai sentito in vita mia. Sei meraviglioso, Ale. Poi dopo c'è sta campioni. Campioni, categoria campioni, secondo me so Giroud, Moschino, Nebo, Alfieri, Lewandowski, Lautaro, ma come Lautaro? Lukaku, per me è un campione, ma non è un top player. Esposito. Lautaro. Esposito è extraterrestre. Ma Totti non sta. Totti è, Totti secondo me è top player. Ma posso dire una cosa forte? Per me Lewandowski non entra, Lewandowski non entra nella top 10 attaccanti degli ultimi due decenni. Vabbè. No, volevo dire, secondo me, scaletta, Giroud dove sta e Lewandowski dove sta? Giroud è campione, Lewandowski anche. Anzi, no, secondo me Giroud... Per me Lewandowski è di più di Giroud. Secondo me Giroud... Dai, Lewandowski, Giroud Lewandowski, Giroud. Lewandowski o è top player o extraterrestre? Oh. No, secondo me Lewandowski top player, Giroud campione. È top player barra extraterrestre, dai. Lewandowski. Oh, ma ragazzi, ma negli ultimi vent'anni ci stanno Crespo, Shevchenko, Ibra, Benzema. Shevchenko top player, Suarez. Crespo top player. Cioè, tutta gente Suarez, Vieri è Suarez molto più top player, ragazzi, ma Vieri top player. Ma Vieri vale Adriano, Vieri vale 10 Lewandowski. Mo 10 non lo so, ma Vieri 10 volte Lewandowski. Immobile, secondo voi che categoria è? Eh beh, uno che ha fatto 200 con Serie A, dimmi te che categoria è, scusa. Categoria IMS. Ma vattene a fa' culo. Ottimo giocatore, ottimo giocatore. Ma quale ottimo giocatore, Petagna, ragazzi? Petagna. Notizia su Dybala, se no me ne vado. Prego, Camelio, dacci sta notizia. Allora. Dai. Mi metti, no, da solo, mettene due, tre, non tutti, dai. Sì, dai. Ok, vai. Allora, va bene. Allora, chi è vicino, leggo, non è che c'è sì. Il problema... Con gli occhiali c'era. Okay. Scusa, lei, non notizie, visto che qua. Quindi, quindi è un altro se la stelle. Carseggiate. E allora, chi è accanto al calciatore? Molto probabilmente Paolo, lo chiama proprio così. Paolo. Andrà via dalla Roma a fine stagione, ma ufficialmente non c'è nessuna trattativa. Però, insomma, l'idea del calciatore è di andare via e io lo accompagno a Fiumicino perché per me può andare a quel paese anche lui. Pure Dybala, niente, mo si è presa con è nato via Mourinho, mo sappia con Dybala. Lo sapete che sono 6-7 partite in Europa League. Fenomeno, io penso che davvero è il giocatore più forte Beh. Tecnicamente che c'ha la Roma, a chiacchiere, al circo. Che vuol dire a chiacchiere, scusa? Al circo. Allora, tecnicamente è il giocatore più forte della Roma, ragazzi. Non aiuta la squadra. Non l'aiuta? Tecnicamente sì, ma non è che fai il circo e palleggi. Per me Dybala è un limite della Roma. No, non so mai d'accordo con per questo. Me il top player della Roma deve ragazzi, essere un altro. Ma se la Roma è Svilar il giocatore più forte della Roma, ma vaffanculo, ma Dybala ti ha portato in finale l'altro anno praticamente, che cazzo dici? Che ti ha portato, ha segnato in finale Dybala, ma che vuol dire, ma perché contro il Feyenoord chi ha segnato, la giravolta infatti, che fa, ma che dici? Infatti ha fatto due gol decisivi in Coppa, poi ma vabbè ragazzi, rispondessero Ale Asso, io che vedevo l'anno scorso, quest'anno sta a Parigi. Io dico che tatticamente è un problema Dybala per la Roma a livello tattico, a livello tecnico è il giocatore più forte che c'ha la Roma senza ma in Italia è più forte tecnicamente, no, la Roma in Italia sì, forse uno è ma mica stiamo a discutere la tecnica, però c'è un problema che nel calcio moderno
devi saper fare tutto, attaccare, difendere, pensare. Ma non è questione di calcio moderno, Ale. In qualsiasi calcio devi avere l'intensità di un giocatore di Serie A. No, ma se vai in Arabia, non ce l'ha. In America, che vabbè, tranquillo. Appunto, Dybala deve andare a giocare in Sud America. Andasse a giocare in Sud America. Lo sto dicendo. No, va a prendere soldi, vuole soldi. Ragazzi, sì, ma si è capito, si è capito soldi. Però il discorso è quello, secondo me, per in questo momento per me è una follia, per me è una follia. Ma dammi, è oggettivo, Dybala è un giocatore che non fa, ma è un giocatore che non fa la doppia fase, che non è fallo passare come un problema, cioè come per me è una follia, fa passare Dybala come un problema, sai come può essere utilizzato Dybala in questo momento? Se stai perdendo gli ultimi 10 minuti lo metti. Te torna utile. Viva! Viva! Grazie, viva! Io l'ho detto. Viva! Lo sai come lo potresti utilizzare? Falso 9. Ma quale falso 9? Ma che sta a dire il falso 9 di giocare da solo? Ah, la Mertens, ti ricordi Mertens? Ma che stai a dire? Ma non è veloce quanto Mertens, ragazzi, dai, non diciamo stronzate. Ma su. Va incontro, dai. Centrocampisti qua si buttano negli spazi. Ragazzi, non diciamo panzane. E poi voi siete tifosi da Roma, io no. Per me Dybala è il giocatore più forte che c'ha la Roma. Come lo metti, Dybala? Ma non faccia allenatore, è allenatore che deve trovare ruolo a Dybala, perdonami. Come ha trovato Mourinho, io lo trovassi De Rossi, che te devo dire? Per la visione che ho io del calcio, per me Dybala è il giocatore più forte che c'ha la Roma. Poi fa passare Dybala per un problema, per me è una cazzata. Poi siete liberi di pensare a quello che volete. L'abbiamo detto, sono d'accordo con Damiano, sono d'accordo. Allora, perché è il più forte da Roma? Di Ale, ma è il più forte a livello ma che vuol dire in Italia? Che c'entra in Italia? Ma non è che tu giochi a pallone solo con la tecnica, sennò è il circo. Ma che cazzo c'entra? Devi scusa, essere... ma Dybala è uno che te può cambiare la partita da un momento all'altro. Ma capisci questo? Ma adesso si gioca in 11 in fase d'attacco in fase di difesa. Ma Camel, ma non è vero. No, ma aspetta, non è vero. Aspetta, ma non è vero. Ma basta anche con cazzo difende. Basta anche con sta stronzata che Dybala può cambiare la partita da un momento all'altro. Da quant'è che non lo fa? Musta! Grazie, Musta! Musta! Sì, però Mbappé attacca la profondità. Che e vince le partite da solo. Dybala non lo sta più a fare. Ma Dybala gli dà la palla. Parlavamo prima di categorie. Tra Dybala e Mbappé ci stanno 10 di categorie. Che ma certo, no, però dice Camero. Mbappé, dice nessuno. Mbappé, oggi nel calcio nessuno difende. Scusa, tutti difendono. Tutti difendono, ma non è vero, regà, che tutti difendono. Il cazzo Dybala dice Camelio. Campione per me. Sì, io c'ho Camelio. Scusa, sì, io c'ho Camelio. Io c'ho Dybala in squadra e guarda un po' che devo capire come metterlo. Cioè, per me Dybala in ogni squadra, soprattutto in Italia, non solo alla Roma. Cioè, per me se parte Dybala strano, più... A me sembra strano che una tifoseria che c'ha Christensen, Mancini, eccetera, non solo quelli, individua come problema il più forte che ha. Per me è ma scusami, ma ti rispondo, guarda, è facile la risposta, se posso, un calciatore che prende 6 milioni netti, ascoltami bene, gli valeva quando gliel'hai dato. Aspetta, ma che bordi, l'hai presa a zero, certo che prende 6 milioni, no, e te faccio finire zero. Ci sono a zero l'ha preso, a zero, cartellino pagato zero. Aspetta, che cazzo dici? Fammi di raccontare e fatti una domanda. Intanto il signorino prende, ha intascato 10 fischi a botti di commissioni. La clausola non è di 12, l'ha presi lui, l'ha preso il suo procuratore. Camelio, no, dici? Non è vero, l'ha preso lui e la sua famiglia. Queste sono dichiarazioni delle quali lei si assume le responsabilità. Contro calcio si dissocia. Ma non sta niente di male. No, oh, la clausola che non è di 12, perché non sapete, sapete poche. Sono illazioni, non vogliamo essere querelati. E a parte questa cosa qua, la clausola non è neanche di 12 milioni, perché chi parla della Roma non è preparato, ma è di 20 milioni, perché 8 milioni vanno al calciatore e 12 alla Roma. Camelio, a chi sono andati i 10 milioni? 10 milioni sono andati al procuratore, allo staff e alla famiglia del calciatore. Ma è una notizia, non contro è calcio che si dissocia, contro calcio si dissocia. Non c'è niente di male. Enrico Camelio è un signore ormai con una responsabilità civile e legale appurata, ha ricevuto numerose querele e numerose ma perché Rabiot non gli prende la mamma i soldi? Oh, no, no, ma mi dissocio. Ma Rabiot che c'è? È procuratrice la madre. È procuratrice la madre. Che dici? I procuratori. No, tu hai detto Dybala. Anche. No, no, ma contro calcio si dissocia. Contro calcio si dissocia. Vabbè, lo dico io, che speriamo, cazzo. Se dissociamo tutti. Vi posso dare una notizia, guardate che anche De Rossi la pensa così, che nel senso... No, non glielo di...
Dybala è forte, però c'è un problema. Certo, dissociatevi, che sennò arriva la guerra pure a voi. C'è un problema a livello tattico, perché fa giocare Dybala con Lukaku con un modulo 4-3-3 e per i centrocampisti diventa veramente complicato, difficile, perché Dybala sta giocando, per dire, nel ruolo di Orsolini. Però Orsolini, no. Orsolini è meno tecnico, ma fa tutte e due le fasi. Attacca, meno tecnico. Ma contrastare Ale, meno tecnico non lo so. È oggettivo, ma è oggettiva la cosa che con Mourinho rendeva, perché giocava sulla tre quarti quando stava bene, e quindi fa fatica. Perché ma quando rendeva, Stefano? Quest'anno no, Stefano, l'anno scorso. Quando, però, quando è entrato e sta bene, te fa la differenza. Non escludo che la Roma a brevi passi un'altra volta la difesa a tre. No, per me no. Tre e mezzo sì, qua tre no. Tre e mezzo, mascherata. Allora, ieri ha provato, vi do una notizia. Ma che stanno a dire? Non sto scherzando. Che modulo è la difesa a tre e mezzo? difesa a tre e mezzo. Allora, ieri ha provato la difesa così. Due difese ha provato la Roma ieri. Una, se gioca Gasdrop, giocherà Spinazzola. Se gioca Gasdrop, giocherà con lui e Spinazzola a sinistra. Ieri ha provato anche tre e mezzo con Mancini, e lì ci ha messo Angelino, quindi in base chi sarà a destra sarà di conseguenza il terzino sinistro. Mancini sta cercando di spostarlo un po' più, e per me fa bene. Ragazzi, ma io forse non capisco e non mi capacito come voi non vi rendiate conto del fatto che gente come Mancini, gente come Llorente, gente come Spinazzola, gente come Bove, tutte pippe, gente che non può giocare in Serie A ad alti livelli con la Roma. Ma non è vero. Ma poi proprio... d'accordo con te. Per quanto riguarda la difesa, ma secondo me... Ma ragazzi, gioca... ma Ciao è il difensore più forte della Roma. Se gioca Ciao... Ma Ciao è il difensore più forte della Roma, se viene a Roma. Milan, ma svegliati! Ausen al Milan dovrebbe essere 10 capitano. Non è della Roma. Ma adesso, fino a giugno, sì. Ma perché Indica non è più forte di Ciao? No. Ma come no? Ma no. Per me no. Ah, uno che fa... miglior difensore dell'Europa League, miglior difensore della Coppa d'Africa è una pippa. Ma adesso non è più uno. Nessuno ha detto che è una pippa. Pure Benasera ha vinto la Coppa d'Africa. Tutto trofeo internazionale, sto ragazzo. Ma nessuno ha parlato di un campione d'Africa. No, 220 presenze con l'Eintracht Francoforte. Ha vinto l'Europa League. A me non mi sembra che Indica, da quando sta a Roma, abbia fatto queste grandissime prestazioni. Poi se le fa con la nazionale. L'ultimo partito che partiva la Coppa d'Africa stava a crescere. Era partito male. Però quando si giudica un calciatore non si può parlare di quello che ha vinto la squadra dove ha giocato. Si è messo Osimhen, non si accoccia in finale. Perché se no io ti dico che Mancini era mai un cazzo, che vuol dire? Vuol dire niente. No, Luca in Europa League, vattela a vedere, è stato premiato miglior difensore dell'Europa League. Sì, ma oggi alla Roma che sta facendo? Ma due anni fa, mica adesso. E poi tu parli di Dybala, mi dici quando piglia Indica? 4 milioni. E te parano pochi. Sì, ma è più importante, è più utile al servizio di Dybala, Indica che Dybala. Dica. In proporzione. Assolutamente. Ma quest'anno l'ha visto Dybala? Dimmi la partita che ha deciso Dybala. Indica non è un difensore che deve percepire 4 milioni, penso 2 milioni e mezzo, 3 era giusto. Non so perché, pagato pure un sacco di commissioni. Ma gli ha fatto un contratto di 5 anni, Camel. C'era pure il Milan. Quando avrebbe vinto il suo miglior difensore dell'Europa League, perdonami. Quando stavo con l'Eintracht. Quindi hanno... E che cazzo è? Due anni fa. 2021-22 mi pare. 2021-22 è un'era geologica nel calcio, 3 anni. Vediamo se è vero. Perché non è vero, Ste? Mio Dio, non me lo ricordo io. Però da Coppa d'Africa quest'anno mi sa di sì, Sì, Coppa d'Africa di quest'anno, sì. Caro Camelio, devo smentirti. Devo smentirti, non c'è. E dopo te la trovo e te la mando. E che me la trovo, Enrico mio? Ma hai preso c'è. La toppa, Camè? Ma l'avevano mandato in radio, dopo ve la mando io. Camè, quale radio? Ma che stai di? Ma non c'è sta, ma scusa. Ma hai preso la toppa, allora, Camè? Manco ho detto io. Ah, Camè, hai preso la toppa, Camè? Porti cose senza verificarle, non ti sei preparato. Ma si vergogni. È vero, basta. Ma Camè, no, ma aspetta. Ma da Camelio a Cazzelio è un attimo, ma mi scusi. No, se no ci dissociamo, se no esce.
Allora, io direi però allora, perché punto... caro Camelio, gli 11 migliori sono il portiere Ter Stegen, Kalidou Koulibaly, il terzino destro dell'Ipsia, Mukiele, il difensore centrale del Siviglia, Koundé, Guerreiro. Dicono che il miglior difensore l'abbia vinto in terra. Pedri. Sì, ma veramente ci dobbiamo vantare di avere qualcuno che è il miglior difensore della Coppa d'Africa? Sì, infatti. No, Coppa d'Africa è vero, perché l'ho letto. Sì, no, ma non della Coppa d'Africa. È vero, Coppa d'Africa. Ah, raga, ma in Coppa d'Africa difendo pure io. Difensore. Ma in Coppa d'Africa difendo pure io, raga, le difese sono imbarazzanti. Vabbè, comunque, vabbè, andiamo sulle probabili formazioni di stasera. No, aspetta, aspetta, caro Camelio, ci segnala Andrea 01018. Dybala 17 partite in campionato, 8 gol e 6 assist. E per te è un problema, però va bene. Questa cosa che dice questo Andrea, che per me lo puoi bloccare. Andiamo, no, a assolutamente fatto... un grande. No, ti... aspetta, i Coppa hanno valutati per il peso specifico del match, no così a cazzo. Quindi ha detto una cazzata. Comunque, aspetta, smentiamo un'altra cazzata di Cazzelio, perché il premio di miglior difensore della Coppa d'Africa l'ha vinto Trastekong e non Ndika. Ma i premi, Andrea, invece di dire queste cazzate, mo te manno a fanculo, sono svariati, non è che ce ne sta solo uno, ok? Il problema è che si sbagliato e ne ha vinto manco uno. Dico. Allora, aspetta, Andrea, adesso c'è il coraggio. Mi vai a vedere gli 8 gol di Dybala quando sono stati decisivi? Mi vai a vedere? Ma che c'entra, Camel? No, in base a quello che ha detto Damiano. No, dobbiamo vedere. Col Milan ha segnato, con la Lazio ha segnato, con la Inter ha segnato, con la Juve ha segnato. No, dimmi cosa l'ha fatto. Altra cazzata. Oh. Che cazzo ride Enerix? Ma chi te ne parla? Enerix, che ridi? Che cazzo deve parlare? Che cazzo ridi? Troppo ride, ma faccio. Metta i gol di Dybala, smettiamo questo cialtrone. No, i gol sono gol, valgono sempre gol. Ma certo, quindi... ragazzi, su, manca meglio, no, se sta arrampicando sui specchi, dai. Allora, vi dico, sui specchi, fratello. Vi dico quando ha segnato, Dybala. Allora, Dybala ha segnato in Europa League, mai, in Europa League non ha mai segnato. Bene. Poi non mi fa bene però. Ha segnato due gol con l'Empoli. Ha fatto due assist con il Frosinone, quindi ha segnato. Aspetta, l'Empoli 7-0, quali gol ha fatto? Non lo so. Se mi fa il 7-0, che cazzo ci faccio? Però con il Frosinone ha partecipato a entrambi i gol vittoria, due assist con il Frosinone. Ha fatto assist nella vittoria con il Lecce, credo tra l'altro assist decisivo. Ha fatto gol e assist nella partita con l'Udinese, finita 3-1. Ha fatto gol e assist nella partita con il Sassuolo. Come ha fatto a fare gol e assist nella partita con il Sassuolo finita 1-2? Sì, la ah, fuori casa, in trasferta, ok. Sì. Poi ha sono già due partite decise, esatto, già sei punti, ha fatto gol con l'Atalanta, quindi nel pareggio, quindi sette punti portati da Dybala, ha fatto il gol decisivo contro la Salernitana, quindi 8 gol portati da Dybala, ha fatto due gol con il Cagliari, di cui il primo decisivo, quindi 13 punti però, portati. Aspetta un attimo, mo te dico io, vai piacere senza Dybala, che ho capito, fermate. No, così sta da perché c'è stato altro giocatore, no, così sta da salutare Paolo Dybala. Abbiamo visto senza dissi, ha fatto solo un gol in casa con l'Atalanta, poi adesso Cagliari, Frosinone, Empoli. Però scusa, per lui non vale che era allenato da Mourinho e non attaccava a Roma. No, vale per gli altri, bravo, bravo. Vale sì, per carità di Dio, però da Dybala ci aspettiamo comunque qualche cosina di più. Ci sono quattro rigori là in mezzo, leggi le statistiche. L'anno secondo me è andato meglio Dybala, anche se allenato da Mourinho, anche se allenato Mourinho è andato meglio l'altro anno che stanno, quest'anno tanto condizionato dagli infortuni Dybala, però pure l'altro anno ce l'aveva, e rifallo passare come un problema quando c'è il giocatore più forte a livello tecnico squadra mi sembra una cazzata, no. Grazie, non ho detto che, io dico no, perché ha detto che è un problema, ho detto che tu hai detto che è un problema e devi andare via, che cazzo dici, scusa, grazie Luigi, ha detto pure Alessio, io sai che cosa noto tra le righe da Enrico, sai che cosa noto Damiano tra le righe di questo concetto, tutta sta manfrina su Dybala, oggi giocate per gode Dybala, il concetto che vuole far passare Camelli è che la Roma può giocare a calcio anche senza Dybala, invece di quello che dice Mourinho, che la Roma non gioca, ma l'ha detto pure Alessio, perché mo sta con la Dybala, no, perché te se sta a fa tutta sta manfrina con Dybala, lo posso dire, deve andare via, è un problema,
confermo. Mo se volete fare come i tifosi, ma famo come sia limitante Mourinho fino all'inferno, sia, mo che famo Dybala fino all'inferno, che sia limitante perché non è un giocatore che può fare l'esterno, siamo tutti d'accordo che è un giocatore allora, che ad oggi ti incanta per i piedi ma gioca da fermo, è altrettanto vero perché la Roma comunque sia, sono d'accordo, però fallo passare come dici te, è un problema atroce, sì, atomico, si può migliorare, per me si può migliorare, con chi si può migliorare Camel? Perché scusa, ma il Bologna c'ha Dybala, ma dite solo, ma dite frasi, buttate lì per far piacere ai tifosi. Ma perché l'Inter c'ha Dybala, il Milan c'ha Dybala? Ma che sta dando Dybala? Ma sta dando il pagliaccio a Stefano? La Fiorentina c'ha Dybala, l'Atalanta c'ha Dybala, ma che sta a dire? Ma sono tutte frasi che buttiamo là per fare così, senza senso. Non ha senso. Asso, te sta dando il populista, A me mi è stata del populista. Sì. Perché? Ha appena detto che butti frasi a caso solo per avere consensi. Effettivamente era quello, cioè. Ma che cazzo stai comunque, ma andiamo che... a vedere, ma che andiamo a vedere, aspetta un attimo, andiamo a vedere che cazzo va a vedere, aspetta un attimo, frasi populista, vaffanculo, mo se a trovare un altro Cavillo per fare la guerra fino a giugno, hai levato Mourinho, mo no, no. Con Caiaco Dybala, scusa, mi dici che Dybala l'Inter no scuola. aspetta, c'è Lautaro Martinez, e Milan c'è Messi, c'è Loftus Cheek, Teo Hernandez, Leo Maignan, c'ha nessuno. A Roma c'è Dybala, quello è il problema, l'altro no. Io non faccio nessuna, a parte la battaglia su Mourinho l'ho vinta, mentre tu lo hai detto con Mourinho fino all'inferno, quindi figure da me proprio mettere. Io dico che con Dybala io l'ho vinta, io l'ho vinta semplicemente perché analizzo di anno per anno e non faccio di tutta la è palese a tutti, non ma che è palese a tutti, che sono palese a tutti, Enrico, bravo. Adesso posso apprezzare più una persona come Alessio che ha iniziato al terzo anno de Mourinho. Senti che ruffianata. Io ho iniziato al secondo anno, però poi forte terzo anno, forte. No, forte al terzo anno, ma l'avevo detto, dopo la fine Europa League, se rimaneva, se doveva prendere. Comunque non sei partito due anni e mezzo con due anni. Ma io faccio quello che mi pare, non è io le cose le sapevo, l'ho dette, voi siete arrivati dopo e mi dispiace per voi. Detto questo qua. Ma così attacca anche degli Ale, scusa. Però detto questo qua, io poi dice a me che sono populista e scelto consenso. Io Mourinho fino all'inferno non l'ho detto, quella ha detto te. Chi festeggiava la conference, chi la festeggiava e chi è nato a dormire presto come te. Sì, ma non hai risposto. Che sei partito da settembre 2021. Io a maggio festeggiavo. Perché parlavo di calciatori con te ci parlano. Senti, ma te lo dico. Ma Mourinho fino all'inferno l'ha cambiata quella frase? L'ho cambiata perché il campo ti farà un giudizio. Non, parti prevenuto, parla di giudizi. Se può pure cambiare idea nella vita, non è che uno deve rimanere sempre. Lo so che Stefano sta in difficoltà, però fino all'inferno. Io in difficoltà ci sarei perché te sto a smontare come liste clini. Piano, una alla volta. Calma. Rimaniamo sul calcio, Enrico. Ma ho scatenato una guerra. Rimaniamo sul calcio. Quando si parla di una qualsiasi cosa, si dice fino all'inferno. Vuol dire a prescindere che lo difendo. Grazie, PG. Tu l'hai sempre difeso, fermati. Abbiamo litigato per una vita. Adesso ho visto che l'hai scaricato e stai andato su Te Rossi. Hai cambiato al volo così, hai fatto l'inversione. Ho cambiato il 26 settembre, Camelio. Dopo il 4-1 che abbiamo preso al Genoa, io ho detto io non che l'ho mai potuto vedere. Esonerato lì. Come tanti calciatori e tanti a Trigoria. Entri soltanto nei canali dove hai la tua comfort zone. Non ho un problema. Ma Cohen, lo senti? Anche nei canali dove c'è anche il confronto e il dibattito. Vedi che le cose le senti, le cose le sai. Questa è la solita. E oggi sulla comfort zone sono buoni tutti. Io vado a fare quale da calmi. E non rimango solo nella comfort zone. Calmi. Camelio, perché io non devo venire. Questo Camelio, stai calmo. Allora, caro Damiano, stai calmo. Rimaniamo sul calcio. Stefano è molto scorretto e sta andando sulla persona, mi sta dicendo. No, non sta andando sulla persona. Mica t'ho insultato, mica t'ho detto che sei una brutta persona, che sei un coglione. No. Calma. Tu stai dicendo uno che ha litigato con il mondo, che io cerco la comfort zone, che litigo
con il mondo, con tu preso 100.000 radio, mi stai offendendo, sapendo anche alcune cose private, e sei molto scorretto, e quindi come al solito no, io non ho piacere. Vabbè, calma Enrico, torniamo sul Enrico, ascoltami, se no succede che discutiamo, e a me non mi piace questo ambiente, perché siamo una famiglia e ci vogliamo tutti bene. Io ho proprio fatto questo zoccolo duro per stare tutti insieme, e si sono un attimo scaldati gli animi, torniamo a calmarci, no, il discorso e torniamo è facile, sul calcio. E lui risponde, poi non gli piacciono le risposte. Calma, torniamo sul calcio. Torniamo sul calcio. Io stavo sul calcio, non mi sono mai spostato. Lei, Faina, è una macchina. Lei è una macchina, ammazza content. Si vergogni. E visto che lei sta cercando di uccidere il content, l'hanno fatto il content. Dai, basta. Camel. Andrea. Il 5. Dai. Dicevi, Camel? No, te lo chiedo a te, rispondi solo a te, se facciamo il giro. Sì. Ma cioè, io sono la persona che se sceglie le cose per non discutere. No, io. No, quello no, però devo, no, ragazzi, dire che aspetta, Camel, devo dire che mi sembra che al di fuori dei controcalcio e TV Play sei andato altrove. Esatto, devo dire che nell'ultimo periodo, Camel, ti sei un po' chiuso nella tua comfort zone. Posso decidere dove andare io o no? Però nell'ultimo periodo ti sei un po' chiuso nella tua comfort zone. No, non c'è confronto, parlo delle cose dove mi stanno bene, dove capisco, posso anche confrontarmi, mi portano rispetto, cosa che non hai fatto tu oggi. No. Io? T'ho mancato rispetto io? No, è uscito! No! Ma io a sti teatri non ci casco, perché Camel, vedi, rientra, testa, che quando c'è le pecore bella, quando c'è leoni scappa. È diverso. No, no, è ecco, tornato, di mare fuori. No, no, Andrea, ti mando a fanculo, perché io, vedi come fa lui? Parla quando io sono calma, Allora se la dovrebbe via con te, sei uno stronzo di Ene. Allora io leggo in chat, aspetta, leggo in chat Enerix, ma che persona di merda sei, spargi odio e metti zizzania, spero di incontrarti, spero anch'io quindi. No, no, questo è querelabile, prendi nome e cognome, che è minaccia. È una minaccia, ci dissociamo. Spero, facendo a testa, spero anch'io, King, quereliamo, ovviamente, querileremo. Dai, fateli entrare Camelio, su. Scrivete su Instagram a Camelio, ti prego. Scrivete, niente. Ragazzi, potete scrivere a Camelio su Instagram, per favore. Ma lasciatelo fuori, Camelio. No! Ma basta, ciccione, pure lei ci si mette oggi. Avvocato, dobbiamo denunciare uno che ha minacciato bene. Sì, sono stato minacciato, dai, avvocato, su. Dobbiamo querelare, eh. Dobbiamo querelare. Comunque, andiamo sulle. Cosa l'hanno detto? Mi hanno detto: sei una persona di merda, spero di incontrarti. Ma chi ti ha detto? King perfetto, Felix. Perfetto, perfetto. Quanto ci alziamo? Magari devo offrire un caffè. Quanto ci alziamo, Ciccio? Zero, è perfetto. Ma è un avvocato di merda, cambierò avvocato. Allora, è qui in chat, vabbè, sti cazzi. Chat, scrivete possibilmente a Camelio su Instagram. Camelio, ti vogliamo bene, torna su Controcalcio, dai. Allora, ragazzi, no. Andiamo sulle probabili formazioni di questa sera. Roma-Feyenoord. Vediamo se ce lo confermano Ale e Stefano. Ma ancora? Oh, vi ho lasciato, ho fatto la doccia, ancora Roma. Vabbè, ma tu non sai quello che è successo. C'è stata una guerra, te la sei persa. Cioè, che è successo? È un litigio molto importante tra Asso e Camelio. Te lo sei perso? Non ho litigato con nessuno. Ti invito a recuperarlo. Grazie, ma incredibile Camelio. Sicuramente avrà ragione lui. Allora andiamo sulle probabili di stasera. La Roma dovrebbe scendere in campo con Svilar, Kalsdrop, come direbbe qualcuno, Mancini, Llorente, Spinazzola, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Il Feyenoord dovrebbe rispondere con Wellenreuther, Gertruida, Belen, Anchko, Hartman, Wiffer, Zerruiki, Timber, Stengs, Gimenez, Paik Shao. Mi confermi la formazione della Roma, Ale? Sì, formazione della Roma confermata, anche il Feyenoord è formazione tipo, eh? Sì. No, vabbè, manca il portiere. No, manca il portiere. Allora, gioca il portiere, gioca quell'Antonio. È Trauner, il difensore centrale. No, Belen. Quello che fa la panchina è meglio per fare che ci sta, eh. Gioca quell'Antonio in porta. Sì. Asso, me la confermi anche tu? È sta in formazione tipo pure a Roma, sta in formazione.
formazione di ormai Svilar, le quote, né? Ormai Svilar, sì, chiaro, ormai Svilar si è preso il posto, Ale, che ci abbiamo Shishone on fire, dai, vedi un po'. Secondo me manca questa formazione a 4 così, forse Ndicka posto Llorente, però Ndicka non è ancora pronto perché è ritornato dalla Coppa d'Africa e non bene, nel senso influenzato da come mi hanno detto. A malaria pure lui. Malaria, no, malaria. Non è influenzato. C'è stata una mezza epidemia di malaria, eh. Ma non è vero, fratello. Qua me, Traoré. Solo... Qua me. No, Traoré prima. Qua me l'ha presa. Dai, ma lei è un imbecille, no, Enerix. Ci dissociamo, Enerix ha un suo canale. Ma cosa ho detto? Anche se ha spostato l'anticalcismo su controcalcio, c'è sempre un suo canale. Qua me l'ha presa, qua me. Vabbè, a mali estremi banniamo entrambi i canali. Bravo, così. Bravo, no, Ciccione. Assolutamente no, Ciccione. Io perché poi ci riverseremo in massa su noi biancocelesti. E andiamo! Tutti al processo di Biscardi. Assolutamente sì. Allora, andiamo su. Roma-Feyenoord, queste le quote per la partita di oggi. La Roma è data 2.04 su Betwin 360, 2 su Qui Gioco, 2.05 su Eurobet. Suona il telefono di qualcuno, credo sia quello di Damiano, mi sa che è Camelio. No, sono mutato io. Ah, okay. La X... raddoppio facile. La X è data 3.45 su Betwin 360, 3.50 su Qui Gioco, 3.35 su Eurobet. Il 2 è dato a 3.45 su Betwin 360, 3.60 su Qui Gioco, 3.50 su Eurobet. Parto io. Apro la chat così da pure la chat il pronostico. Secondo me 2-0 Roma. Il 2 mi sembra... Grazie, cioè, l'uno mi sembra quotato veramente alto, onestamente. Però secondo me 2-0 Roma. Vai, Ale. Allora, per me questa è una partita molto difficile. Il primo passaggio del turno dei De Rossi. 1-1. E poi chi passa? 1-1 che cazzo significa? Poi chi passa? 1-1. Poi chi passa, dopo. Però? Come? Chi passa? Chi passa? Ah beh, dai. Dai, si sponga su. Allora. Ma che te sei incantato? Facciamo. Facciamo? Chi facciamo? La Roma? Ho sentito la Roma. La Roma ho sentito. Dai, si muova la con la M, la a magica, quindi Vabbè, asso 2-1 Roma, togli le quote, Ene. 2-1 Roma. Cohen, dai, secondo me a Roma è la bestia nera del Feyenoord, quindi dico Roma e dico anch'io 2-1. Fairina. Ho la paura di questa partita. Speriamo. Io dico, boh, me butto 2-2 rigori. E... come rigori? Sì, vedo, provo. Ci provo 2-2 supplementari. Niente rigori. La Roma. Ma siete allo stadio, Ale, Stefano? No, io c'ho l'Everyone, faccio l'Everyone. Ah, okay. No, io la vedo con Camelio al ristorante. Non so chi è il più coraggioso. Ma come con Camelio al ristorante? Camelio al ristorante. Volete pensare, voi venire pure voi, Andrea? Dai, andiamo, Faina. E gli avevo offerto la cena. Ciao, Lazio, ma che vuoi? Ma che fa di camerino? Ciccione, c'è lei? No! Ciccione. Vabbè, io mi distingo, secondo me 1-3. Cohen, l'hai detto? Sì. Ok. Allora, andiamo anche sul Milan. Vi leggo le probabili formazioni del Milan. Il Milan, no, non la facciamo, Giulio. Giustamente, decide oggi di schierare. Posso rispondere un attimo a Montegonfio 93? Perché siccome è del 93, credo che ma lei non lo sa, è nato che è del 93. No, è nato magari, 93. Magari il 93 sono gli anni. Che non vai mai allo stadio. Dagliale ti dice, vabbè, lei va che sono andato a Frosinone l'ultima, però quando Dagliale andava allo stadio, tu ancora giravi dentro i coglioni di tuo papà. No! Vabbè, ci dissociamo chiaramente, andiamo avanti, dai. Ma porti rispetto ai coglioni del padre. Rispetto ma possiamo dire che è il Daspo, non si vergogna. Dai, su, andiamo avanti, dai. Allora, andiamo sulle probabili informazioni del Milan, dato che chiaramente adesso il signor Stefano Fioli decide di schierare la formazione titolare. Il Milan scenderà in campo con Stefano Fioli.
Il Milan scenderà in campo con Magnan, Florenzi, Gabbia, Kier, Teo Hernandez, Bennacer, Musa, Pulisic, Reinders, Leao, Jovic. Questa la formazione del Milan. Ne manca uno, sbaglio? Manca Giroud, manca Giroud. No. Ah. Giocano sia Giroud che Jovic. No, no, non gioca Giroud, gioca Jovic. Ma, manca un centrocampista. Gioca in 10, ah, no, incredibile. Pioli 2-3-1, che cazzo Pioli dite? Ci sta, raga. Sbaglia la formazione e ne mette solo 10. Quindi chissà chi sta giocando? Sì, 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 chi sta giocando? Renders, trequartista? Ma come fa a giocare? Secondo me alza Bennacer. Ma scusatemi, perché fa a giocare a sta partita e c'ha il polpaccio? Non ha senso, non ha senso. Non ha senso. Ma l'Atalanta domenica! Ma guarda che sei tu Pioli! Se non vincono l'Atalanta, mi incazzo come una bestia, veramente pure io divento un tipo Ioli. Sai che secondo me Dagliale è milanista. Pioli! Porca miseria, con Renders se metti la primavera, c'è 3-0, c'è l'Atalanta domenica. Pioli! Ma come funziona, Damiano? Quello leva tutti, a me mi lascia sotto 5 minuti. No, t'avevo visto, t'avevo visto, stai, scusa. Che è successo? C'è scordato Asso! Come sei scordato Asso? Ma portate rispetto a Asso! Incredibile, noto con piacere che ha detto che stasera si vedeva una partita da un noto calciatore che ha smesso da poco, vanno al ristorante, tutto a posto. Vabbè, magari il calciatore fa il cuoco. Vabbè, magari, no, ma magari stanno a... Quando dice cazzata, sai da dove te ne accorgi? Il Calessio ride. Quando Camelio dice cazzata, il ristorante è dell'ex calciatore. Ma scusami, vedi che Camelio non ha il tempo, non ha l'arco del tempo. Ha smesso il 2005 Cohen, ma è come se vado al ristorante dell'Autaro e dico che sto a mangiare con l'Autaro. Cioè, è una follia. No, incredibile. Siamo in comfort zone. E invitami pure a me, oh. Ma che campione del mondo questo? Ma 0-0, Ale? Certo. E invitami, cazzo, no? Con Camelio un po' di male. La volevo di tutta, signor Damiano, volevo di tutta. Io porto allo stadio, porto la mano, adesso mi ha invitato a una cena del genere, Camelio. Incredibile, Camelio. Capito? Questo però mica lo dice il signor Camelio. Allora, pronostici sulla partita. Dice, tanto ci sarei andato, però manca a fare l'invito. Come ci sarei andato? Non ti piace come cucina, Candelà? Scusa, come non ci sarei andato? No, perché mi faccio io. Non è Candelà. Non mi vado a vedere. Non è Candelà. Chi cucina? Scusa. È Perotti. Non è Candelà. No, è coso. Totti. Chi è? È Totti. E andiamo! Ma come Totti? C'è il ristorante, Totti. Far cuoco. Far cuoco. Cioè, ma Camelio va a mangiare da Totti. Sì. Ma quindi Totti è anti Mourinho, stai dicendo questo? No. Vabbè, andiamo sulle formazioni del Milan, dai. Allora, andiamo sulle formazioni. L'abbiamo fatte sulle quote del Milan. Il Milan è quotato a 2,75 su Betwin 360, 2,70 su Qui Gioco Eurobet. Il pareggio è dato a 3,45 su Betwin 360, 3,40 su Qui Gioco, 3,35 su Eurobet. Il 2 è dato a 2,47 su Betwin 360, 2,50 su Qui Gioco, 2,45 su Eurobet. Mi fa molto ridere Sciscione che dice bello, ok, e poi ci dice di non giocare. Quando vede le quote gli si illuminano gli occhi, capito? Vede, oh, no. Vede il numeretto, oh, Sciscione così, poi dice, ma che cazzo ho giocato a fare? Ma che c'entra quello? Prego, scusa, Sciscione, prego. Faccia il prossimo, vado a prendere i fazzoletti. 1-1. Che vuol dire vado a prendere i fazzoletti? Ah, non lo so. Speriamo che faccia niente. Marina, vada. 1-1. Sta a me? Sciscione 1-1. Ale. Ma si parla di remontata, di Rennes in Francia? Non si parla di niente. Parla della rimontata, ma magari sono fomentati. Ma quale fomentati? Insomma, che ne hai visto Rennes? Dai, ma Rennes ci hanno mancato la televisione. Ale, vai. Io vi dico: tutto rispetto 2-1 Rennes. Asso 1-1. Cohen. Ma io dico e ripeto che se dovesse succedere l'inenarrabile, Pioli va esonerato all'istante. Però non credo che succederà. Penso 0-1 Milan. Io dico Rennes Milan 0-2. Dico pure marcatore Jovic. Io dico. Mamma mia, Cohen. Quando ha preso Jovic nella sua bolla di preferiti, si è fermato Jovic. Incredibile. Sì. Ma lui ha capito perché lui da 0-2. Ma tu hai capito perché da 0-2 Milan? A me perché siamo a 0-1 con testa. No, perché poi vince Ren, io l'ho data vincente, Pioli, così io lo so. Comunque Ciccione c'ha tutta un marchigegno in testa. Allora, cioè, posso... solo lui ci arriva.
Comunque, andiamo sulla Lazio Ene, che poi c'ho due notizie e voglio aprire pure le chiamate oggi. Le andiamo su Torino Lazio. Che cosa? Il regu. Lo sapete? Sì, l'abbiamo data. Fatta. Male. Però se ci aggiunga fatta, lei, prego. Fatta no, però l'intenzione del PSG è prendere Leao post Mbappé. Ma pagando la clausola? Non lo so questo. Vabbè, andiamo sulle probabilità di titanio, Ale. Che è il recupero della Ciccione viene in soccorso. Ma una volta non era non era illegale una volta giocare i campionati mentre c'era l'Europa? No. Come fanno a giocare? No, una volta non si poteva fare, dovevi giocare prima. È vero, una volta è vero, non si poteva giocare. Non lo so. Non mi ricordo questa questo... cosa. No, non mi ricordo, pure io mi ricordo. No, ma stasera gioca pure la Lazio, finalmente! Scusate, non puoi giocare in contemporanea con la Champions League. Ah, vedi che l'Europa League non se la caga nessuno! Ma stasera gioca pure la Lazio! Però scusa, ma solo in Italia però, perché Manchester City e Liverpool ci hanno giocato. Credo che siano accordi solo con le televisioni italiane. Ah, ok. Vabbè, andiamo su Torino-Lazio che è recupero della ventunesima, caro Enerix. Mamma mia, ragazzi, sto una chiara. La giornata della Supercoppa, praticamente. Allora, partita importante. Il Torino dovrebbe scendere in campo con Milinkovic, Gigi, Lovato. Ma Masina, guarda la difesa del Torino, che vergogna. Bellanova, Ricci, Linetti, Lazaro, Vlasic. Ma c'ha tutta la difesa fuori, meno schifo. Vabbè, Cohen, ma lo sappiamo che Cairo e Lotito sono fratelli, praticamente. La Lazio dovrebbe scendere in campo con Provedel, Marusic, Romagnoli, Gila, Yusai, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Formazione tipo per la Lazio. Formazione. Ma come tipo? Ma mancano 20 giocatori. No, tipo. Manca Zaccagni. Chi manca? Manca c'è Patrick. C'è Zaccagni. C'è Patrick. E basta. Cazzo dici? E Patrick fa parte della formazione tipo. Sì. Cioè, ti rendi conto? Ma noi ti rendi conto? Che ma abbiamo... ti rendi conto che loro fanno gli ottavi? Ti rendi conto che loro fanno gli ottavi dei Champions e noi stiamo a guardare Seren Milan? Pietà Coppioli, che cazzo vuoi? Portacci tua, oh. Pietà Coppioli, che cazzo Sarri, vuoi? Oh. Gli dovresti fare una statua a Sarri, gli dovresti fare. Prego, prego, abbiamo anche le quote. Certo che abbiamo anche le quote. Comunque questa è partita importante, caro Ciccione, perché la classifica sta... Cioè, Torino e Lazio sono molto vicine, importante soprattutto. Ma c'è ballottaggio che io da Torino Lazio. Ma finisce sempre una merda, sempre pareggio senza tiri, una schifezza di partita. Ma che cazzo dice? Ma non è finita 4-3, l'ultima ma l'ultima ma Coine Torino Lazio vincente era l'anno del Covid. Ma Coine, ma tu inventi le cose. Ma è vero, va a vedere. Oh, piglia su diretta, guarda. Comunque allucinante Coine, proprio antilaziale Coine, incredibile. Ma c'è ballottaggio Luca Pellegrini, Yusai, Marusic a sinistra? No, secondo me gioca Lazzari. Siamo sicuri gioca siano Lazzari tutti e tre convocati? Secondo me gioca Lazzari Marusic. Ok, va bene. E pronostico parte Ale. Ah, così, no. Solo pronostico. Manco un po' d'analisi. Abbiamo, scusa. Manco, non ve lo fate vedere. D'analisi. Torino Lazio. No, adesso prendiamo le quote e poi facciamo un po' d'analisi. Allora, oh, ma siamo stati a scortare visione del Ren. Ma sì, Torino Analisi, te devi fare l'analisi. Adesso la facciamo, è giusto. Prego, allora, andiamo col pronostico prima. La vittoria del Torino è data a 2,65 su Betwin 360, 2,65 su Qui Gioco, 2,70 su Eurobet. La X è data a 2,90 sia su Betwin 360, sia su Qui Gioco, sia su Eurobet. Il 2 è dato a 3,05 su Betwin 360, 2,95 su Qui Gioco, 3 su Eurobet. Fate analisi che mi prude il naso. No, ma questo già sta male di nuovo. Mamma mia. Per me sarà una brutta partita. Marina è mutato. Chiedo scusa, se mi permettete di due cose al volo, perché poi è un recupero, eccolo. Ciccio, fammi parlare un secondo. Vai, falla di analisi, vai. Falla te. Sono curioso. Allora, questo è un recupero che chiaramente è molto importante, perché la Lazio con una vittoria accorcerebbe sulla sesta, che al momento è la Roma, che ha 41, la Fiorentina ha una partita in più, e quindi potrebbe scavalcare la Fiorentina. Ma come fai a mettere nella stessa frase molto importante per accorciare sulla sesta? Ma come fai? Però scusa, caro Cohen, c'è il Bologna a 45, la Roma a 41, la Lazio se dovesse vincere va a 40, non mi sembra, cioè chiaramente se poteva far meglio in stagione, però comunque sia, diciamo che la Lazio rimane comunque attaccata al treno europeo. Che cazzo te devo dire? E questo purtroppo oggi recita la classifica. Anche se vinci rimani sotto la Roma. Sì, ti ricordo che in Coppa Italia, amico mio,
t'avemo buttato fuori. Detto ciò, concludo dicendo che il Torino nelle ultime partite non mi è sembrato il primo Torino, nel senso quello che aveva fatto ben vedere a fine 2023. Viene da una vittoria 2-0 contro il Lecce, molto importante, però poi pareggia col Sassuolo, pareggia in casa con la Salernitana 0-0, sì, che è l'ultima classifica. Quante partite ha perso, credo, il Torino nelle ultime 10? Credo una. In casa, sai che mi sa che... Non vorrei dire una stronzata, casa... ma mi sa che non ha mai perso quest'anno. Ma è una delle migliori difese o sbaglio? È una delle squadre che pareggia di più in Europa, il Torino, quello sì, però non perde. In casa, non in casa so ne quanto... ha persa una sola, ne ha persa una sola. Quando è di miglior difesa che ha? Guarda, la quinta, tipo. Allora, il Torino ha preso 20 gol in Serie A... Ne ha presi di più solo di Inter, Juventus e basta, solo di Inter e Juventus. Però segna Torino, anche pochissimo. Torino ha perso solo con l'Inter in casa e col Frosinone in Coppa Italia. Però è la terza miglior difesa in Serie A, ma è anche... Sì, però con Buongiorno, no, che non c'è... È anche il quinto peggior attacco, Sì, ma Buongiorno non c'è, ragazzi. Buongiorno, anche contro la Roma lunedì? Ma come, dici che era una pippa, te preoccupi? Cioè, non c'è, uguale, dici che era una pippa. Comunque, se posso concludere, è chiaro che è una partita, secondo me, importante, perché se poi la Lazio dovesse fare risultato, come detto prima, potrebbe accorciare sul treno europeo, portandosi comunque a pari partite. Se la Lazio dovesse pareggiare sta partita, chiaramente non cambierebbe molto, ma comunque terrebbe il Torino dietro. Se la Lazio dovesse perdere sta partita, se fa complicato, soprattutto in zona quarto posto. Perché poi vediamo comunque la classifica, Dami. La Lazio, ragazzi, la prossima avrà la Fiorentina lunedì e poi ci avrà il Milan. Con una vittoria, con una vittoria il Torino arriverebbe al settimo posto scavallando la Fiorentina? E la Lazio, e il Napoli. E alla prossima c'è la Roma. Cioè, quindi il Torino, se vince le prossime due, è quinto. È sesto. Sì, ma c'è un calendario da incubo. C'è Lazio, Roma, Fiorentina. Però l'ha detto Juric, l'obiettivo del Torino è andare in Europa. Sì, ma c'ha quattro di fila tremende adesso. Spero sia al quarto posto. Che devo fare? Se la Lazio vince, è chiaro che il quarto posto non è così lontano. È chiaro che poi tu c'hai Fiorentina e Milan, che sono due partite comunque sia difficili, chiaramente. Va bene che il Milan ce l'ha in casa, ma il Bologna il recupero l'ha vinto, la terza forza del campionato, sì, contro la Fiorentina. Ok, quindi io chiaramente spero una vittoria della Lazio. Sarà molto molto difficile, anche perché la Lazio senza Zaccagni, secondo me lì davanti perde tanto. Speriamo che Isaksen possa fare la stessa partita che ha fatto contro il Bologna, che a me mi è piaciuto tantissimo, e che magari Immobile possa segnare ancora. Prego, Sciscione. Allora, la Lazio arriva a questa partita con l'obbligo di fare il risultato, vista la sconfitta, quindi diciamo che dal punto di vista... certo, ragazzi, se vuoi avere ambizioni di Europa... Ciccione, chiedo scusa, chiaramente se poi l'Italia dovesse conquistare il quinto posto, capite da soli che è fondamentale tenere il treno delle cinque, poi vedremo. Allora, dicevo, è fondamentale, arriva a questa gara, secondo me, avendo disputato un'ottima partita col Bologna, secondo me col Bologna la Lazio ha giocato un'ottima gara. Del Milan, è la stessa che abbiamo letto. È uguale a quella che abbiamo letto. Perfetto. E quindi dicevo, secondo me ha fatto un'ottima partita, solo che è chiaro che condizionata dai suoi errori, ecco, che l'hanno portata a una sconfitta che, secondo me, dal punto di vista del gioco non ci sta. Quello che però è chiaro che in questa partita è che la Lazio deve comunque risalire e deve puntare su quelli che sono gli uomini di maggior carisma, e quindi mi aspetto un... Mamma mia, Ciccio, analisi più rottura di cazzo di questa, io non l'ho mai sentita. Luis Alberto, che fino a questo momento sono tre mesi che sta... Hai fatto cadere le palle a me. Vai, facciamo i pronostici, dai. Vabbè, ragazzi, ma perché le analisi a voi non piacciono, a voi piace... No, ma falla interessante l'analisi, però, cioè, dammi un po' di verve. Ma guarda, allora, la verve io te la potevo dare se Faina avesse dato il suo classico spunto. Faina si è tirato indietro e quindi io... Come mi sono tirato indietro? Aspetto. Ha fatto 0-0, dici? Come mi sono tirato indietro? Sì, 0-0. Ma che spunto te devo dare, Ciccio? Scusami. Classico 0-0 di Faina. Classico 0-0 di Faina. Che non punta il dito nei confronti... Chiedono in chat se è morto il gatto, Ciccio. Non hai fatto il nome di Luis Alberto, non gioca da tre mesi, cioè mai detta una parola nei confronti di questo giocatore. Ma l'ho detto l'altro giorno che Luis Alberto...
T'ho detto l'altro quando giorno che Luis Alberto... il rinnovo e dicevi che era giusto rinnovarlo, invece abbiamo capito che detto... non era... Ma ti ho detto, vabbè, Ciccio, per me era giusto rinnovarlo quando ha rinnovato. Che te devo dire? Adesso non sta rendendo. E Luis Alberto sicuramente è un punto debole della Lazio ad oggi. Ed è un peccato perché dovrebbe trainare il centrocampo. Spero che stasera Luis Alberto, o comunque in partite importanti come Torino, Fiorentina e Milan. È presto. Si avvicina il trapianto. Stanno scadendo, domani ne scadono 150. Stanno scadendo, lo vedi? Mancano in questo momento 311. Ma che fanno? Aumentano quelle sono scadute nel frattempo. Sono scadute, ragazzi. Siamo a 5.000. Vedi che scadono, Asso. Le sabbe scadono. Siamo a 5.689. Asso, ce fai una chiamata al volo dei sub? Vabbè, ma così non si arriva mai, Enrix. Tu devi, insomma, quelle che so, e poi cumuli e si arrivano. Come fai? No, ma dobbiamo arrivare alle 6.000 totali, Ste. A 6.000 totali dobbiamo arrivare. Ho capito, ma tu non devi considerare scadute, Sennò quando cazzo io fitti? Guardo il numero di abbonati, Ste. No, il numero di abbonati in quel momento, ragazzi, devono essere 6.000 abbonati che supportano Ale a far trapianto, quello è il gioco. Vabbè, è il gioco che falle oggi, praticamente, ragazzi. Arrivasse sarebbe comodo, tanto perché ragazzi. Perché sennò non arrivi mai. Dopo faremo 100 sub in 23 minuti, no, Asso, chiamale. No, che chiamale. Vai, 300 sub in 23 minuti. Qui è impossibile, no, però. Qui tocca scrivere. Ma te stai zitto, Ciccio, togliere le caccole in silenzio. No. Diciamo che ragazzi contro calcisti abbiamo un'opportunità oggi, un'opportunità grande. La prima è regalare un sogno a un ragazzo che desidera avere non proprio la chioma come Enerix, ma una chioma importante. La seconda è che per la prima volta questo canale veramente può scrivere la storia. Possiamo scrivere la storia, quindi abbiamo due obiettivi: regalare un sogno a un ragazzo e scrivere la storia. Quindi 20 minuti per scrivere Zebrone la storia, forza ragazzi, grazie. Regaliamoci un sogno e soprattutto la gloria, regaliamoci. La gente ci crede. Tra l'altro saremo in live con il Milan, io, Cohen, i ragazzi dell'anticalcismo, quindi ci sono ancora speranze, è tutto ancora aperto, dai. Comunque, dai. Grazie colui che non sa TV. Mazza, è il nome de merda. Grazie mille, caro. Ma che aspetta, magari c'è un canale. Ho capito, è un canale de merda. Vabbè, che cazzo lo dici, Steve? Vabbè, ho bannatelo sto canale. Dai. Doc! Grazie, Doc. Allora, vogliamo aprire le chiamate, Dami? Sì, ma dobbiamo fare i pronostici, però, scusa. Ah, è vero. Esatto, scusate. Esatto. Le quote ve l'ho già lette. Qui voglio ridere, qui voglio ridere. Le quote ve l'ho già lette, facciamo i pronostici, parto io. Io dico 1-1. 0-0. 0-0. No, 1-1 io, però faccio 0-0 perché non mi espongo. Dica chi deve fare i pronostici, si sbrighi. Cohen, è entrato su Discord, cretino? No, dopo entro, che te mangiamo. Dai, che voglio aprire le chiamate, dai. No. E sei un cretino, inizia a scaricare Discord e fai l'account. Perché da web non va da web? No, inizia a creare l'account di Discord. Ah, ma che due cavoli. No, ma perché tu usi StreamYard con la tua? Perché no, perché è una merda. Fai Discord, non rompere il cazzo, muoviti! Ah, guardi in TV. Puoi fare la web. Stavo dicendo, sì, solita partita di merda. 0-0, 1-1 per me. Oh ragazzi, scusate, comunque è morto Antonio De Bartolo. Sì, ma vero. Condoglianze. Cazzo, l'ho anche conosciuto 2 anni fa. Condoglianze alla famiglia, tutta la famiglia, una voce storica della Roma. Ah, dispiace. Brava per condoglianze, un abbraccio. Condoglianze alla famiglia, condoglianze a tutta la famiglia, cordoglio grande. Sì. Ci uniamo chiaramente. Allora, vai, dammi il pronostico. Mamma mia. Oh, non è che devi partorire, eh? Io già lo so che dice. Già lo so. Lo so. La sta di. Lo dice. Lo fanno, eh? Lo dice. Calma! Perché dopo, domani, quando succede, è lui già...
Non mi permetterei mai il Chavo non dire stronzate. Risultato esatto. Io so quale dice. Torino Lazio, sì, risultato esatto. Oh, ecco, un attimo. Ecco. Asso è quello, è quello. È quello, è quello. Ma pronostica la vittoria della Lazio, così se la Lazio non vince è una vergogna, Sarri. Oh, ma un attimo però, vabbè, non mi fate parlare, ragazzi. Allora, fate a voi alla trasmissione. Mo vai, faccio vai, come vai. Il cameleon. No, 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 dai, dai, no! Dai, dai, dai. No, torna. No. Scherzavo, dai. Allora, dico... risultato esatto, Torino-Lazio 1-2, marcatore Sachsen. Eccolo. Yeah, ecco, eccolo, eccolo, eccolo. Scusa, scusa, che però Lazio Bayern 1-0 Immobile, che no? Che schifo, perché lì non valeva. Niente da perdere. Lì non valeva. Facciamo niente da perdere. Lì non valeva. Non vabbè, non ci avevamo niente mamma da perdere. Grande narrativa che hai creato, guarda. Tu eres un paiaso. Che schifo. Asso. Che schifo, guarda. Il pareggiotto abbastanza scritto 1-1. Ale. Io sono d'accordo, 0-0. Vado? Vedo una brutta partita. Vai, Shishonxix. Andiamo? Mi sentite? Sì. Hanno rapito. Tanto Ciccione fa 0-0, dice pareggio, dai. Mi hanno scippato il telefono. Pronto, mi sentite? Sì, cretino! Prego, dai, grazie Pietro. Grazie Pietro. Allora, no, non mi sentivo. Allora, per me finisce... guarda. 0... uno. Immobile? No. Chi? Segnerà un centrocampista. Beh. Vabbè, andiamo sulle chiamate, dai. Andiamo sulle chiamate, chat. Io collego il Bluetooth. Ragazzi, io vi lascio. Ciao. Vi lascio. Ciao, grazie. Allora, grazie. Intanto prova a fare quella roba al volo, Coin, così poi dopo entri. Ma hai detto che va da web. Sì, in teoria dovrebbe andare. Prova però nel dubbio. Va bene da web. Eh no, perché l'account lo devi fare lo stesso, in teoria. Fallo al volo, fallo al volo. Cacarcheazzo. Pronto. Funzionava benissimo. Pronto. Pronto. Sì, ciao, caro. Ciao, nome. Ciao Johnny da Bolzano. Ciao Johnny. Ma lei è amico di Tony Zapari? Sì, lo conosco di vista, gli scrivo anche in DM. Grande. Prego, prego. Un gigante, prego. No, no, io volevo dire una cosa in merito a quello che è stato detto ieri, che non ho avuto l'occasione. Ma il maestro dice tanto Conte di qua, Conte di là, ha ribaltato una società, ma lui non si rende conto che ha rovinato una società Conte da quando è arrivato all'Inter. Abbiamo raddoppiato i debiti solo per colpa sua, solo per colpa sua. È arrivato Inzaghi, ha aumentato i ricavi, hanno diminuito il debito e ancora andiamo avanti a dire ma Conte ci ha portato uno scudetto dopo 11 anni di qua e di là. Ma ha rovinato però solo Johnny, una società. Posso chiederti una cortesia, visto che il maestro non è presente e chiaramente non può risponderti, puoi chiamare domani quando tornerà il maestro? Sono d'accordo con Johnny. Per educazione, per rispetto al maestro. No, ma io sono d'accordo con te, maestro, però per rispetto anzi... al maestro. Io voglio dire una cosa, però no, il mercato mica lo faceva Conte da solo, i dirigenti gliel'hanno appoggiato. Sì, ho capito, Luca, però della società in generale, Sì, ma Luca, nessuno si ricorda che Conte, appena non gli volevano prendere Lukaku, era lì che non si sapeva se veniva o no, lui voleva già rilasciare le dimissioni. Sì, diciamo anche che c'è stato un Covid di mezzo, che ha rovinato... Sì, ho capito, vero, però è giusto dare a Cesare quello che è di Cesare, secondo me. Comunque, se ho l'occasione di chiamare domani, glielo dico bene, anche perché... lo ammiro molto il maestro, quindi... No, ma giusto per l'educazione, il maestro non c'è, non è carino parlare... Johnny, non può risponderti anche perché... Sì. Ma mi dici se effettivamente Tony Zapari ha creato un gergo bolzanese? Anche tu ma sei basta, abituato... basta, dai, su, fuori, dai, fuori Enerix, dai! Lo dici anche tu, Messi? Bolzano è una città o una regione? No, è una città tutta... Vabbè, dai, ma caccia dai, Ale, dai, mandalo via, dai! E questa era forzata, Ale, questa era molto forzata, caccialo via, dai! Fuori dal gergo a Bolzano perché è Trentino Alto Adige, Trentino Alto Adige, ma il gergo è stato lo stesso, madrelingua italiana, madrelingua tedesca, sono sempre stati questi due i gerghi. Sappi sempre comunque che per me siete austriaci. Ciao Johnny. A Bolzano. Andiamo avanti. Ma scusa Johnny, se n'è andato, dove cazzo è uscito? L'ho cacciato. Andiamo avanti, dai. Pronto.
ha chiuso. Ampi ha chiuso. Prego. Coine, ma quando lei abbozza così la testa, c'ha un mancamento? Dalla Francia, pronto! Io sto facendo l'account. Sì, pronto. Pronto, amico. Ciao, nome? Ciao, sono Musta. Musta, come tutto bel, Musta. Lui ci ha già chiamato, lui ci chiamò già. Ciao, grazie Musta. Antonio. Come... Ciao, Musta. Musta, Musta, come on sa va, Musta? Porta rispetto, cretino. Ciao, ciao. Musta, come on sa va, come on sa va? Volevo chiedere una cosa a Coin. Ma migliora? Sì, esatto, NX. Volevo chiedere una cosa a Coin. Perché dell'arrivo di Conte, se la vostra squadra non è affatto, ma veramente affatto adatta al suo calcio? Voglio che me lo spieghi, perché non capisco. Te lo spiego subito. Ritengo Conte un grande allenatore, l'ho ascoltato negli anni, e lui proprio negli anni ha sempre dichiarato che un ottimo allenatore si adatta alla rosa che ha e non il contrario. Cioè non è la rosa che si deve adattare al tecnico, ma è il tecnico che si deve adattare alla rosa. Quindi siccome lo ritengo un grande allenatore, penso che lui si adatterà perfettamente a chi ha, poi complice ci sarà il mercato, eccetera, e saprà gestire al meglio la rosa che il Milan gli dovesse dare, qualora sarà lui l'allenatore. Perché se ti ricordi bene, lui aveva preso una squadra già pronta da Spalletti all'Inter. Tatticamente solida, però gli ha dato un credo di gioco, eccetera, all'Inter. Non è il nostro caso, Pioli non è Spalletti, quindi il tempo a Conte servirà tanto. Insomma, però non è che prende un Milan disastrato, prende un Milan che ha vinto uno scudetto, che è stabilmente in Champions League, che arriva secondo. Sì, ma l'hai vinto 2 anni fa, Però sei secondo, terzo, non sei decimo. Le Spalletti non è questa difesa che fa sognare, cioè la vostra difesa fa un po' c'è un il po' mercato pena. E poi ti ripeto, guardiamo gli allenati da un altro che non sia Pioli, però ripeto, c'è il mercato comunque. Musta, che squadra tifi? Sì, io sono interista. Vabbè, dai, una battana a fanculo allora. Una porta di rispetto a Musta, ma secondo me sei pure fan di Conte. Sbaglio, dimmelo. Ringraziamo Musta. Da dove ci chiami? Dalla Francia? Scusa, Saina, cos'è che mi hai detto? Da dove ci chiami? Da che città della Francia ci chiami? Vicino a Parigi, sono a 30 minuti da Parigi. Vabbè, ma lei è una persona molto ricca, mi scusi. È meraviglioso. È meraviglioso. Ma doni qualche Musta. Sub dalle Parigi. Frosinone, a 30 minuti da Parigi. Sì, Frosinone è grande. È da lì, sì. Grazie Musta. Salutaci Parigi. Grazie a voi. Ma ci sta Fulbe, che devo fare? Che vuol dire? Ma basta, dai, Coine, queste cose le fate fuori live. Che vuol dire? Quasi lavora. Cretino. Interazione con i bot. Ma andiamo avanti, dai. No, devi cliccare. Devi cliccare. Che poi su oggi voglio live. Fare un tiki taka perché hanno fatto troppe sub, è giusto farlo. Pronto? C'è live. Pronto. Salve, buonasera, Giulio da Roma. Grande Giulio, bella voce. Allora, intanto è un grande piacere poter intervenire. Ringrazio intanto l'Asso di Roma e Daiale, perché da romanista li seguo sempre. Daiale, soprattutto io sono del tuo pensiero, faccio parte del 2%, faceva parte. La maggioranza silenziosa. Soprattutto grazie all'Asso di Roma, perché mi ricordo che durante la pandemia ci tenevi compagnia tutte le sere. Grazie. E niente, volevo farvi questa domanda. Durante questa rinascita della Roma, perché adesso stasera si decideranno un po' di cose, intanto come vedete la partita? Non so, adesso io sono entrato da poco perché lavoravo oggi pomeriggio, ma secondo voi la Roma dovrà ripartire da un progetto con stile Napoli, con nome non altisonanti ma un po' pallottiano come progetto con la Walter Sabatini, così, oppure dovrà prendere un po' quelli che sono quei giocatori che è un usato garantito, un po' stile progetto Mourinho, ovviamente adeguato? Te lo fai complimenti, c'è una voce tipo da Radio Rai. C'hai visto i radiocronisti di Radio Rai? Tipo Pinson. No, l'ha fumato oggi, No, ti ringrazio. Guarda, da parte tua un italiano, me lo tengo. Un italiano sa parlare italiano, Ale. Guarda, ti spiego. All'interno dei confini romani, fortunatamente c'è ancora gente che sa parlare italiano corretto. So che è molto raro. No, ti ringrazio, però, ti ringrazio. Allora, Giulio, io dico una cosa. Io adesso poi finché giochiamo famo content, ok, però bisogna essere anche serio ogni tanto. Io voglio essere molto molto pragmatico, andare qui via di per terra. Alla rinascita è troppo presto per dire che c'è la rinascita.
stasera c'è una partita di quelle che può cambiare già tutti i giudizi. Poi lunedì il Torino, poi si va a Monza, poi si va a Fiorentina, andiamo calmi, un passo alla volta. Oggi la Roma ha il dovere di qualificarsi, però se si qualifica non ha fatto niente di che, è il sedicesimo d'Europa League, si va avanti e si aspetta. No, no, ma io già immagino le possibili risposte delle vedove, come chiamate, le vedove di Mourinho, che non vedono l'ora di... Oggi è la loro partita, bocca. Secondo me. Attenzione, andiamoci piano, perché quella è proprio la loro partita, perché... Però scusa Giulio se intervengo, perdonami, ciao, sono Damiano. Però, ciao, sì, Damiano, penso che conosco, un attimo, bene. Scusa Dami, c'è Cinocità che scrive: Enrix, se qualche giorno ti dovrei incontrare ti spacco con la faccia di merda. Basta, su, no, un attimo, no. Sospendi, no, dai. No, perché ti spiego, Cinocittà si scrive: se qualche giorno ti dovessi incontrare ti spaccherei quella faccia di merda. No, però se poi se devi... possiamo fare i soldi. Se mi devi minacciare, se mi permetto. Ragazzi, non mi piace, ci sono i moderatori che sono istruiti, dai, basta. Sono un gruppo di ragazzi che parlano di calcio e esprimono la loro opinione. Adesso, fin quando c'è lo sfottò e c'è il divertimento, è un conto, ma le minacce, gli insulti pesanti, grazie, veramente Giulio. lasciamo da parte. Grazie, fratello. Perché no, fa bene allo sport, ragazzi. No, Giulio, scusa la domanda, poi dimmi. Mi rispondi e ti saluto. Però sì. Penso che si possa tranquillamente dire, e non penso che qualcuno poi è vedova di Mourinho o cose, che la Roma a livello europeo senza Mourinho perda qualcosa, indubbiamente, credo, no? Perché poi allora, se uno come Mourinho vince quello che vince nel corso della sua carriera... No, allora, chiaro, infatti un mio pensiero non è la verità, prego Giulio. Allora, il problema è che siamo stati abituati da 3 anni a questa parte all'idea che la Roma avesse dei giocatori mediocri. Ok, non è la Roma degli ultimi anni di Spalletti, con Salah, con Dzeko, con grandi campioni, ma la Roma è una squadra forte. Mourinho è bravo perché a livello comunicativo è ineccepibile. Purtroppo all'interno veramente io vedevo i giocatori della Roma alzare la testa come per dire: io a chi la passo la palla? Ed è una cosa che in campo non esiste. Cioè, non pretendo i ritmi di Conte, in cui i giocatori di Inzaghi, che i giocatori a memoria sanno dove stanno gli altri, ma almeno 2-3 dettami di gioco, delle cose che si vedono solamente con gli allenamenti di tattica. Non si sentiva parlare di pallone, si sentiva parlare solo dell'arbitro che ha fatto il torto a questo, che ha fatto il torto a quell'altro, ha sbagliato lì, ha sbagliato là, il giocatore, poi il giocatore veniva minacciato. Quindi riportiamo il calcio al centro della linea, però del aspettiamo i risultati. Assolutamente. Comunque, ma De Rossi, può essere pure un allenatore di tramite, ma già il concetto di essere venuto qua e non fare il traghettatore, ma l'allenatore, che è diverso, certo. A me me la fa accendere la speranza. Ma una delle comunque, cose... al di là del pensiero, Giulio, veramente complimenti, sei un ottimo opinionista, molto meglio di tanti che girano. Prendo spunto da voi, siete proprio forti, ragazzi. Complimenti, grazie per questa occasione. Grazie a te, Giulio. Grazie Giulio. Chiamaci più spesso. Ciao.